Benvenuti ad una nuova puntata di Pillole di Sapori. La nostra cucina apre le porte ad una ricetta molto gustosa con uno chef che inizieremo, insomma, a conoscere insieme, il nostro Lorenzo De Vivo. Benvenuto Lorenzo De Vivo Martini, perché ci tiene. Sì, molto importante. E quindi poi, insomma, ci spiegherà qualcosa, non lo so, perché questo Martini, insomma, fa pensare. Allora, caro Lorenzo, prima di addentrarci e di spetticulesse, no scherzo, però creare qualcosa, conoscerti meglio, cosa invece ci creerai tu per i nostri palati così raffinati da casa? Allora, oggi faremo un risotto con gamberoni e lime, che il lime dà un tono acido e risalta i profumi dei crostacei, quindi e dopo vedremo, insomma, molto come li risalterai. Ci piace anche a noi già vederli. Intanto elenchiamo gli ingredienti, così chi ce l'ha può incominciare a fare il piatto con te, chi non ce l'ha intanto prende nota e così poi magari lo fa e ci rimanda la ricetta. Allora, cosa userai per questo risotto? Gamberoni e lime. Allora, io uso un gambero argentina e consiglio sempre gamberi grandi, non gamberi da fritto, che hanno un'esecuzione, un risultato completamente diverso. Ah, poi ci spiegherai anche la differenza, insomma, di questi. Poi il risotto. Il riso carnaroli. Ok. Molto importante per i risotti. Il lime. Perfetto. Un pochino di burro per mantecare. Eccolo qua anche il burro. Del prezzemolo. Eccolo qua pure il prezzemolo. E poi uno scalogno per il soffritto del risotto. Ah, lo scalogno ce l'ha un po' nascosto il nostro Lorenzo. Ce l'ho qua. Insomma, questi qua quando vengono la prima volta non vogliono far mostrare tutto, hai capito? Ci fai gli scherzi e dopo glielo farò anch'io però. Allora, da cosa si parte, caro Lorenzo? Iniziamo un po' ad addentrarci nel piatto e spiegaci, visto che prima ti ho interrotto, qual è, insomma, la differenza, perché hai usato questi gamberi. Allora, il gambero argentina è quello più comune, più semplice da trovare sul mercato. Uh-huh. È molto più comodo da acquistare se da casa. Se vogliamo utilizzare un gambero rosso o un gambero italiano fresco, viene sicuramente un risultato migliore. Però per quanto riguarda un piatto da casa va benissimo un'argentina, comunque quello che conta è il crostaceo in sé. Ok. Generalmente il crostaceo da casa noi siamo abituati a spolparlo, utilizzare la polpa interna e buttare via tutto il resto. Cosa molto sbagliata, perché in cucina generalmente non si butta via niente, ormai ce l'avete proprio tipo come regola, anche quindi, per noi. Anziché usare un semplice brodo vegetale ottenuto dalle verdure, noi con il carapace e con la testa, anziché buttare via tutto, facciamo un soffritto e utilizziamo tutto questo con dell'acqua, creando una bisque. Okay. La bisque sarebbe un brodo. Magari le signore a casa ne sanno anche più di voi, no? Però ne sanno, però magari chi ancora non sa che cos'è la bisque. Allora, la bisque è, detto in soldoni, è un brodo di crostacei, ottenuto da una base di verdure, come si fa il classico brodo casalingo, è ottenuto con il carapace, che sarebbe sostanzialmente la buccia del gamberone che generalmente viene buttata via. Quindi da dove si parte? Allora, per fare si parte facendo un soffritto con lo scalogno, con il risotto. Io non lo sfumo col vino perché non mi piace. Se non gli piace a loro, io dico sempre, se mi piace a voi, non ci piace. E perché altera il sapore. Ok. E faccio una base, in questo caso ce l'ho già, però faccio una base di odori. Okay. È veloce la bisca a farla? La bisca è abbastanza veloce, se si fa a livello casalingo è molto veloce, si fa una base con dell'olio, si soffrigge tutto, una volta soffritto si aggiungono i carapace e le teste, si fa sfumare con un pizzico di vino e poi si aggiunge l'acqua e si fa cuocere almeno un'oretta. Ah, veloce, un'oretta, è a casa, un'oretta. No, diciamo che fatevi la doccia, sfornatevi i capelli, preparate, la bisca è pronta, insomma. Se si vuole fare un pochino più concentrata, sì. Se si vuole fare una cosa semplice, va bene, insomma, una ventina di minuuti, non di più. Grazie, caro Lorenzo, se almeno ho capito, a casa il tempo. E cosa molto importante, quantomeno frullare o passare tutto con un mini pimer una volta ottenuta la bisca. Ok, allora. Partiamo. Vai. Allora. Il riso. Il risotto, facciamo, bisogno dell'olio, qua. Ecco qua. Io sono la detta ai fornelli, ai pulsanti. Quindi questo, che numeri diamo oggi? No, perché noi diamo quei numeri, quindi qualcuno che gioca magari vince, ci avverta. Diamo il numero 3. Aspetta, allora, 1, 2, 3. Sono andato troppo veloce. Vabbè, l'hai moltiplicato per 2, ormai qua. Allora. Poi aggiungiamo del risotto. Sì.
Risotto necessariamente carnaroli. Sì, tendenzialmente il carnaroli ha una marcia in più perché poi il chicco, sostanzialmente la cottura del chicco del riso parte dall'esterno e quindi la fattezza di questa tipologia di riso ottiene poi un risultato maggiore a livello anche di cremosità. Nella mia esperienza a Milano mi hanno sottolineato che il risotto e il riso sono due cose completamente diverse. Capirai, a Milano, capito? Il risottino là, sì, sì. Allora, mentre tu intanto gira che gira, facciamo tostare questo. Tostare, ho detto bene? Tostare. Oh, meno male, dai, ormai mi regalano il cappello anche a me. E come nasce? Ormai lo chiedo un po' a tutti, no? La passione per la cucina. Allora, la passione per la cucina nasce... Da più grande, volevi fare tutt'altro, poi ti sei ritrovato. Raccontaci un po'. Allora, nasce da mio papà, che ha sempre avuto la passione per la cucina. Ah, vedi, papà. E nel mio albero genealogico, in realtà, nessuno fa il cuoco. Ah, ecco. Ti sei andato a vedere tutto. Perfetto. E, niente, ho fatto delle scuole alternative all'alberghiero. E mi sono ritrovato da giovane a seguire altre scuole e quindi anche altri indirizzi lavorativi fino a che cresciuto con il papà. Ecco, che indirizzi? Io ho fatto lo scientifico e poi mi sono addentrato all'interno di uno studio di ingegneria. Pensa, vabbè, in tenera età. E niente, poi alla fine ho mollato tutto perché il mio sogno era quello di cucinare. Vedi che bello? Di cucinare perché i miei ricordi sono di mio papà che venendomi a prendere alle scuole elementari e mi portava a casa e cucinava. E per me il giorno più bello della settimana era il sabato. Il sabato perché era il suo giorno libero. Vedi, papà quindi... che cucina non è sempre così. La maggior parte vedi che sarà nonna, la mamma. Invece i papà che sono bravi a cucinare... Mamma, da buon insegnante, mi ha sempre istruito. però sulla cucina... Sì. La cucina, mamma no? No, a livello culturale. No, sulla cucina mia mamma è bravissima a fare i canederli, che sono un piatto del Trentino Alto Adige, e di cui io vado matto. Però poi è molto più preparata sotto l'aspetto culturale, letterario. Però la mamma è la mamma, è vero Lorenzo? La mamma è la mamma, ecco, quindi va benissimo così. Ecco, salutiamo anche la mamma di Lorenzo. Allora, e come si procede ora? Il riso poco, quindi lo fai tostare, non aggiungi nient'altro per allora, ora? Allora, no, non aggiungo nient'altro. Avrei dovuto aggiungere lo scalogno, ma in questo caso l'ho sfruttato all'interno della bisque. Anche perché hai detto, se a qualcuno non piace, hai fatto una modifica. Ho cercato di fare una cosa abbastanza equilibrata. Ok, però se ce lo mettiamo, a chi se piace, ce lo mettiamo, male non fa. Sì, meglio della cipolla e meglio dell'aglio. L'aglio è molto invadente, lo scalogno rimane molto più aggraziato. Aggraziato, vedi, lo scalogno ci è diventato anche aggraziato. Chi l'avrebbe mai detto? Lo mangi, lo scalogno ci diventerà anche la cipolla aggraziata. Siamo tutti contenti. La cipolla aggraziata non tanto. E niente, allora, noi andiamo a pulire questi gamberoni. In questo caso la bisca è già pronta, altrimenti il carapace, che sarebbe tutta la parte esterna, compresa la testa, la sfrutterei per fare appunto la bisca e la vado a saltare insieme al risotto. Oh. Risotto lo lascio sempre al minimo, perché se no rischio di bruciarlo e questo non va bene. Il risotto ha una cottura media di 15 minuti più o meno, dai... Se vogliamo cercare un risotto più veloce nella cottura, cerchiamo altre tipologie, quindi possono avere un 10 minuti, 11 minuti. Se vogliamo quindi ottenere... se abbiamo a casa quello, magari si può utilizzare si utilizza anche... lo stesso. Oh, che bello, come mi piace quando ci date qualche là. Sì, questo lo potete fare, questo sì, alcune cose assolutamente no. E quello che voi non dovete fare, mentre il nostro Lorenzo De Vivo Martini, ormai mi piace dire, senti, mi sei un po' spagnoleggiante. Poi ti spiegherò perché Martini e non solo De Vivo. E lo spiegheremo, continua nella sua meticolosità a sbucciare. Voi mi raccomando, non saltate da canale all'altro, perché noi rimaniamo sempre qua, così, come gamberoni, sempre fissi, ci troviamo tra pochissimo. Eccoci ritrovati con il nostro Lorenzo De Vivo Martini. Rido un po' perché
Dopo capirete perché, insomma. Allora, ci stai facendo, per chi si fosse sintonizzato solo adesso, questo buonissimo risotto al lime e gamberoni. Sì. Ok? Rido perché negli ingredienti, come vedrete ora, che vi dirà il nostro Lorenzo De Vivo Martini dove è arrivato, c'era anche lo scalogno. Nella prima parte non ce l'abbiamo messo, ma non perché ci siamo dimenticati, lo scalogno ci sta, eccolo qua, regia, perché qualcuno possa pensare che non l'abbiamo preso. Ma il nostro Lorenzo ha detto, sai che c'è, io non ce lo metto, così diamo un'altra alternativa, il risotto viene buono lo stesso per chi non è amante né del risotto, né dell'aglio, né della cipolla. Sì. E così è accontentato un po' tutti, però se lo volete male non fa. Sì. Dici allora, quali sono gli ingredienti che hai utilizzato per ora e dove siamo arrivati? Così. Allora, gli ingredienti di base sono dei gamberi argentina, okay. Lo scalogno, sì, che non ho messo, del lime, del prezzemolo e del burro per mantecarlo. Che non hai messo per noi, no, che no. La sua generosità è questa. E allora, che cosa hai fatto dopo? Allora, io ho tostato del risotto, non l'ho sfumato col vino bianco come si fa di consuetudine, per scelta, perché alla fine il risotto una volta non arrivava setacciato e pulito come arriva oggi, però arrivava nelle balle. In questo caso veniva sfumato per disinfettarlo. Ok. E oggi come oggi non importa più disinfettarlo, siamo perché siamo un pochino più avanti, quindi tutti questi problemi non ci sono più. Benissimo. Prima di aggiungere la bisque vado a tostare il risotto con il gamberone. Ok. Dal gamberone importantissimo togliere questo filo che si trova all'interno, perché oltre a dare un sapore tendenzialmente amaro, se si vuole tenere non c'è nessun problema, però oltre a dare un sapore tendenzialmente amaro si trova anche della granulosità al suo interno. Okay. Quindi nel limite del possibile, se si toglie è meglio. È meglio. Ora io ho preso una quantità approssimativa, diciamo che per una porzione di risotto, dai, stiamo passando, è giusta. Con un gamberone, due gamberoni al massimo, va benissimo, perché poi alla fine quel che conta non è tanto il gamberone in sé, quanto la bisque che tira fuori tutto il sapore di esso. Okay. Perché? Perché il mi buono... piace, si fa anche la domanda, la risposta, perché caro Lorenzo? Perché il gamberone, il buono del gamberone si trova nel carapace, quindi la polpa noi la mangiamo, però in realtà come quando facciamo un brodo, il brodo secondo me farlo con il cuore delle verdure va bene, però in questo caso abbiamo degli sprechi. Se invece noi una volta lavate le verdure, se bio è meglio, le puliamo, anziché buttare via le varie bucce, le utilizziamo per un brodo, con tutto il resto della polpa possiamo ottenere altri risultati e fare altro. Hai capito? Allora, dicevamo Lorenzo De Vivo Martini. Sì. Mica l'ho lasciata la sospesa, mi sono ricordata. Come mai tu c'hai questo cognome doppio che mi ricorda un po' la Spagna e non solo? Allora, cognome... O nobili, non lo so. C'è no, origine... No. Allora, doppio cognome per scelta, ho realizzato un sogno, che era quello di acquisire il cognome di mio nonno materno, al quale io ho voluto un mondo di bene e che... per ragioni unicamente legate alle leggi, ho provato in passato a fare domanda, però tutto questo non era possibile. E quindi volendomi sposare a... Attenzione, perché qua c'è anche la moglie, noi non la inquadriamo, quindi volendomi sposare, volendomi nostra sposare, Lucia, ecco. Allora, volendomi sposare, sì, ho fatto domanda e ho ottenuto una risposta positiva per acquisire anche il cognome di mio nonno, perché comunque, volendomi sposare, avrei comunque cambiato tutti i documenti. Ma pensa se Lucia, dopo che si è sposata, o prima di sposarsi, avesse voluto avere anche lei il doppio cognome. Poveri figli futuri, cioè 15 cognomi a casa vostra. Vedi, è gelosità, lo dico sempre. Queste mogli degli chef, cosa non fanno anche? Allora, quindi lei due cognomi c'ha ora? Nel tre, senso che... No, c'è il suo e poi... Beh, però è la moglie di De Vivo Martini. Sì. Ce ne due. Due su due. No, tra l'altro, Martini per me è un bel cognome. Non sì, è però un sempre cognome, due so. Sono sempre due, sì. Aggiungi anche il suo, so tre. Magari pure lei gli viene qualcosa qua. Ma diciamo che la scelta è stata puramente legata
a un sentimento, certo, non bello, legata non dire, no, a un concetto economico o altro, per come funziona il mondo più o meno oggi come oggi. No, dai, noi non funzioniamo così. No, noi siamo avanti. Quindi siamo avanti. Anzi, torniamo indietro. Nella nostra modernità siamo tradizionali. Allora, torniamo al nostro risotto, che sennò poi a casa dicono che ci dileguiamo. Allora, il risotto in questo momento ha poco più di metà cottura. Ok. Se tu senti, ha acquisito che moltissimo l'odore del gamberone. Il gamberone, come ho detto poc'anzi, l'odore e il sapore al nostro palato viene acquisito mediante la bisque. Ok. Se quindi tu lo allunghi con questo... Sì, se io avessi fatto un risotto con un brodo vegetale senza il carapace o con un fumetto, inteso fumetto per noi in cucina sarebbe un brodo di pesce, quindi con le lische, non avrei ottenuto lo stesso sapore che avrei adesso. Guarda, là, ormai hai fatto pure il studio di ingegneria, che vuoi che siano questi due tastini per te? No. Che tante volte però abituati col fuoco, qualche scelta un po' di difficoltà c'entra con questi, tutti questi... No, invece tasti. L'induzione, non so se gli amici a casa hanno le fiamme o l'induzione, la fiamma indubbiamente ha un risultato... Come... Non ci dire migliore. No, 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 la fiamma ha un risultato. Vedi, che lo ricorda un pochino. Come no, lo faccio poco. Il fuoco. La fiamma, dicevi, ha un suo. Allora, la fiamma ha un suo perché riesce a mantenere una cucina tradizionale in tutto e per tutto, perché poi noi nasciamo dal fuoco. E per quanto riguarda invece l'induzione, ha i suoi vantaggi. Però va anche saputo utilizzare. Però, per esempio, se vogliamo, che ne so, fare un piatto di pasta, l'acqua arriva in ebollizione nel giro di pochi minuti. E vedi? Quindi... Quindi qualcosa di positivo ce l'ha, in realtà. Forza, se no... Allora, ma allora, io qua vedo quasi. Il lime, no? Io vedo il burro, questo prezzemolo. Che fine faranno? Allora, io non sono un amante del prezzemolo, io sono un amante del basilico. Ah. Il basilico lo metto spesso anche nel pesce. Bene. In questo caso metterò una punta di prezzemolo, però proprio alla fine. Ecco, non no, voglio che cuocia insieme. Mi sei partito così, col prezzemolo, a me non piace, però il basilico, ho detto, ora cosa ci ha riservato? Unirò il basilico, in questo caso non ce l'ho, cioè secondo me non sposa benissimo. Quindi non sposa. Però una punta di prezzemolo sì, però proprio alla fine. Stesso discorso vale per il burro che metto alla mantecatura finale. Ok. Il lime lo inizio a mettere adesso. Metto qualche goccia, ma prevalentemente la buccia. Mi è sfuggito forse qualcosa, o magari una scelta tua. Il sale non lo metti? Il sale... Perché già... Allora, il sale generalmente si mette nella bisque, però ne metto una punta sola. Ah, ok. Perché col lime... Se no risuonano troppo i sapori. Ok, sì, infatti ho visto, non ho detto, fammi chiedere ora un po' di... Io sono un amante della cucina molto delicata. Non mi piacciono i sapori invadenti e non mi piace tutto ciò che è pesante. Nel limite del possibile a me piace rimanere nella sobrietà. La sobrietà. Senti, ma a casa, quando mai ci sarai? Perché col vostro lavoro... Difficilissimo. Non lo so. Ecco, perfetto. Alla la cara Lucia, cioè, può cucinare qualcosa o è sotto esame? Oppure dice cucina te, che è meglio? Io farei cucina te, che è meglio, però... Allora, mia moglie è... Brava a cucinare? È brillantemente fantastica nel cucinare la pasticceria. Oh, brillantemente fantastica, mai sentito dallo chef. Quindi perché Lucia, c'è uno sì, studio. Felicissima, perché... Ah, per questo? Va bene, no, scherzo. Allora, lei è molto brava a livello di pasticceria. Ecco, però... Ed è marchigiana, quindi è di Ancona... Quindi in questi anni in cui siamo stati insieme mi ha permesso di affacciarmi alla sua realtà, e però è brava anche in altro, a livello culinario. Ho capito, è brava, però stai preparando il terreno, però è brava anche in altro. Oh, meno no, male. No, è brava in altro, però la pasticceria... Sì, sette e mezzo. Sette e mezzo, bravo, meno male, pensavo meno, mi stavo sentendo male. No. Ale è promossa, oh. Lorenzo, non capita tutti i giorni, eh? No, sono fortunato. Di solito me le stroncano tutte le mogli poverine. No, 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 io mi ritengo molto fortunato anche perché... Anche perché si sposava da poco, quindi voglio dire, caro Lorenzo... No, un carattere affabile, mi asseconda molto nelle mie scelte lavorative. Io parto dal presupposto che... E
E ce ne vuole, perché è come stare, non ti dico come un calciatore, però anche voi non ci state mai, quindi deve essere molto paziente. Molto paziente. Allora, diciamo che secondo me la... una storia d'amore nasce principalmente da un'amicizia, cioè che tra bene profondo e amore è distinta da una linea talmente sottile e quasi impercettibile. Guarda là, ora, guarda, lo lascio parlare il nostro... Quindi, apro una parentesi, ho messo del lime... L'ho visto, infatti volevo vedere se facevi qualche collegamento, come si sposa bene il lime con questo risotto, gli gamberoni, questa amicizia tra ingredienti. Se io l'avessi messo prima... Il lime, in quanto acido, uh-huh, avrei un pochino abbattuto il sapore e la raffinatezza di un gamberone. Okay. Se invece lo metto a fine cottura, riesce a rilasciarmi un sapore un pochino più equilibrato. Oh, e questo sapore lo vogliamo sentire, cioè perché noi lo sentiamo in tutti i modi. Voi purtroppo da casa potete solo vederlo, però qua si sente, ve lo assicuro. Siamo quasi alla fine, quindi è veloce. Siamo quasi alla fine. Oh. Risotto è una cosa veloce e... qui il tempo stringe, caro Lorenzo. No, siamo quasi. E niente, tornando al discorso precedente, secondo me tra, appunto, alla base di un rapporto di coppia assolutamente ci vuole un rapporto di amicizia. Comunque due persone si devono collegare, devono essere unite, quindi devono essere anche due amici per potersi confrontare, e sopportare e supportare. Ora io do tutti i soprannomi agli chef, ora ti chiamerò lo chef, con, che ne so, romantico, dal cuore tenero, ma... Che... Ma sposato. No, beh, sposato sì, però dal cuore tenero c'è quello tutto minuzioso, però anche minuzioso, anche precisino, mi sa. No. No, non sei preciso? No, sì. No, 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 sì. T'ho visto, caro... Allora, bene, io... perché così almeno quando uno viene a mangiare è tranquillo. Allora, ora ci manca solo il burro. Io vado a spegnere la fiamma. Bene. In questo caso, se a casa i nostri amici hanno una base di marmo, molto più facile. Ok. O una base d'acciaio, meglio ancora, io consiglio di toglierlo dal fuoco, perché la mantecatura va e si ottiene principalmente da una base che permette di bloccare la cottura. Mentre tu fai la mantecatura, scelgo io il piatto? Certo. O vai? Preferirei, se potessi, un piatto piano. Guarda Lorenzo, io sono proprio, guarda. Un nocciolino solo, mi raccomando. Vai. Non di più, sennò poi diventa un risotto al burro. Vai Lorenzo mio, che qui le signore a casa hanno fame, qui ci abbiamo tutti fame. È pronto, che tra un po', ahimè, dovremo salutarle, perché il tempo è già finito. Allora. È già finito, passa quando c'è il sapore. Il gusto passa proprio... Il piatto va bene, no? Il piatto va benissimo. Meno male, va. Consiglio di stenderlo sempre, perché se noi serviamo il risotto in un piatto fondo rischia di bloccare la cottura e di crearsi, come si dice in toscano, un pappone. Ecco. In questo caso invece rimane la cremosità all'onda, come si chiama a Milano, e quindi mantiene dal primo all'ultimo boccone una temperatura adeguata. Oh, allora, il nostro risotto gamberoni e lime, li vedete gli ingredienti in sovrimpressione. Grazie mille al nostro Lorenzo De Vivo Martini, perché ci tiene tantissimo, ci ha raccontato questa meravigliosa storia. Grazie per esserti, essere venuto a cucinare insieme a noi e soprattutto per averci raccontato un po' di te, ma non finisce qua. Chissà, alla prossima con Pillole di Sapori.